grazie di essere qui. Sì, appunto, come ha detto Antonio, io sono avvocata a Milano, e sono socia di ASGI e sono occupata anche tanto negli ultimi anni di minori, nell'ultimo anno anche con il Comune di Milano, come maggior consulente. E cerco appunto di darvi una panoramica, mi sentite? Sì? Una panoramica generale di quella che è stato il collocamento della normativa e come siamo arrivati al quadro di oggi, anzi direi al quadro di ieri, perché purtroppo negli ultimi mesi siamo riusciti a peggiorare anche nell'ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati. Appunto, come ho detto Antonio, cerco di non essere troppo tecnica, ma di darvi una visione generale. Prima di tutto, forse ci dicevamo, visto che sicuramente siete qua, avete un interesse, magari lo sapete già, però visto che molto spesso si usano questi acronimi, no, un po' freddi, non si capisce chi sono i minori stranieri non accompagnati. L'ha detto appunto meglio prima di me, verrà spiegato poi nella pratica di quelle che sono le realtà che vivono appunto non giusto, Tiziana in altri modi. Giuridicamente i minori stranieri non accompagnati sono coloro che, cioè sono cittadini stranieri non appartenenti all'Unione, quindi comunque non gli stati membri dell'Unione, che arrivano quando hanno meno di 18 anni senza un adulto che sia per loro legalmente responsabile, quindi legalmente responsabile per il nostro ordinamento, quindi esercente la potestà genitoriale, tendenzialmente i genitori, salvo che ci siano eventualmente provvedimenti di affidi ad altri adulti. La normativa in Italia è sempre stata piuttosto disorganica in tema di minori stranieri non accompagnati e come in molti settori dell'immigrazione in realtà ci siamo poi accodati ad uniformarla in virtù di una serie di convenzioni internazionali o di direttive europee, quindi dovendo trovare applicazione tutta una serie di principio a tutela dell'infanzia, a prescindere quindi dall'origine, dall'accompagnato, non accompagnato, dall'europeo, l'asiatico, l'extracomunitario, dovendo trovare applicazione quindi le norme della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York e un'altra serie di norme varie che comunque gli Stati membri avevano sottoscritto, l'Italia si è adeguata. Si è adeguata principalmente prima del 2017 nella prassi, quindi con prassi in realtà molto disomogenee sui territori, per cui non si sapeva bene che procedura applicare, come funzionava la presa in carico. Mi ricordo c'erano territori ancora 2013, 2014, 2015 che applicavano lo stato d'abbandono che è previsto dalla legge 184, che invece attualmente non viene più applicato perché non ha nessun contesto di riferimento con le situazioni che vivono questi minori. Nel 2017 viene approvata la cosiddetta legge Zampa, la legge 40, che quindi appunto cerca di fare un po' di ordine in quelle che erano prassi sulle procedure di accertamento dell'età, prassi sulle modalità di accoglienza, prassi sui diritti che questi minori avevano e stabilisce quindi anche dei percorsi di presa in carico, di ratifica delle misure di accoglienza, spiego brevemente che cosa si intende, autonomi, per cui tutta la competenza viene assegnata al Tribunale per i minorenni, con grande gioia del Tribunale per i minorenni, che vi lascio immaginare, erano ancora a carichi prima, da quel momento ovviamente in sovraccarico, e sì, appunto con una serie però per la prima volta di procedure delineate. E sicuramente anche migliorative, nel senso che nel momento in cui poi venivano messe diciamo su carta dal legislatore una serie di diritti e di doveri anche per le istituzioni, abbiamo avuto un miglioramento nella prassi. Siamo mai ovviamente arrivati a dei livelli di perfezione di funzionamento ottimale, come sempre nell'ambito legislativo, anche perché la legge Zampa stessa dice faremo questo, faremo quest'altro, poi faremo quest'altro ancora, ma tutto questo lo faremo senza minimamente aumentare il budget, quindi lo facciamo con quello che avevamo prima, con cui non facevamo niente. Quindi questo è un po' il contesto in cui ci siamo mossi dopo il 2017.
una serie di attività erano delegate dalla legge Zampa, come sempre, a un DPR attuativo che avrebbe dovuto essere emanato nei successivi 90 giorni, è stato emanato a fine dell'anno scorso, quindi 5 anni dopo quasi l'approvazione della legge, però appunto poi vuoi anche un po' il calo dei numeri, vuoi una serie di oscillazioni per cui hanno spostato gente dallo straccio, l'hanno rimessa, l'hanno spostata, l'hanno cambiato. Comunque il sistema aveva iniziato ad avere anche un suo funzionamento. È chiaro che comunque ci sono delle criticità, ci sono delle criticità, per come diceva prima Antonio Gabriele, scusami, mi ero passato, dovute all'affrontare questo fenomeno, in generale il fenomeno migratorio, ma comunque anche quello dei minori stranieri non accompagnati, come un fenomeno emergenziale. Quindi è chiaro che se io penso che sia solo un'emergenza temporanea, non arriverò mai ad avere delle strutture giuridiche di accoglienza, di assistenza sociale in grado di assorbire il fenomeno. Poi stiamo parlando di 12.000 minori su una popolazione di 60 milioni di abitanti, quindi l'emergenza è un po' sempre relativa. Milano, che è sicuramente uno dei comuni più attrattivi insieme a Roma, ha in carico al momento 1.300 minori su una popolazione di 3 milioni di abitanti sempre, quindi anche lì bisogna un po' stare sempre attenti a come vengono anche strumentalizzati questi aspetti dell'emergenzialità. La legge Zampa appunto si premura di stabilire tutta una serie di diritti e di criteri, principalmente l'accesso al diritto allo studio, al diritto all'accoglienza, che è il primo e che è quello un po' sensibile su tutti i territori. Perché? Perché anche qui la legge Zampa va a modificare un'altra legge, che è il decreto 140 del 2015, che disciplina l'accoglienza dei richiedenti asilo e delle persone vulnerabili e quindi di conseguenza anche i minori stranieri non accompagnati, stabilendo però sempre un regime con eccezioni a cascata, no? Cioè noi avremo una regola, poi se per qualche motivo gli arrivi sono troppi, non ci sono strutture, le cavallette, non lo so, andiamo a cascata con una serie di eccezioni. Le eccezioni, fondamentalmente, che cosa stabiliva il 19, l'articolo 19 del decreto legislativo modificato dalla legge Zampa? Stabiliva che il funzionamento della presa in carico di coloro che si dichiaravano minori allo sbarco, e la cosa più importante è che la legge Zampa chiarisce per la prima volta che c'è una presunzione di minorità. Quindi se io mi dichiaro minore, al di là che si veda palesemente che ho 6 anni, 12 o che tu me ne dia 52, sono minore, finché non viene portata avanti eventualmente una procedura di accertamento dell'età che la legge Zampa delega anche questa tribunale per i minorenni, quindi una procedura che può essere disposta con degli accertamenti sociosanitari solo se autorizzata dal PM, quindi non più le forze dell'ordine che decidono, però poi su questo purtroppo adesso siamo ritornati indietro dopo un po', perché fino a che questa procedura comunque non si conclude, io rimango minore e devo essere trattato da minore. Quindi io arrivo allo sbarco in frontiera, quale che sia la frontiera, mi dichiaro minore, devo essere preso in carico. La legge prevedeva che puoi essere preso in carico ed essere collocato in quei cosiddetti centri di prima accoglienza emergenziali della prefettura nelle aree di frontiera per un periodo massimo di 30 giorni. Considerate che la media all'epoca di approvazione della legge di permanenza dei minori nei centri di frontiera dai 4 ai 6 mesi, quindi la legge Zampa dice massimo 30 giorni, e comunque solo dice per, appunto, teoricamente per procedure volte all'identificazione, quindi non tanto perché non ho posto, ma perché devo capire se sei minore o non sei minore, oppure sto cercando il posto eventualmente. Comunque la legge prevede che anche in questi centri, quindi ancora prefettizia, grossi eventualmente, siano separati i minori dagli adulti e che venga avviato già il percorso, cioè non deve essere più quel parcheggio di 6 mesi che avevamo al CARA nel 2015, non dovrebbe.
ci deve essere l'inizio della redazione della scheda psicosociale, ci deve essere il contatto con gli assistenti sociali, devono essere attivate una serie di attività che ovviamente non sono mai state attivate per quanto abbiamo contezza di questi centri. Successivamente, e questo è il tempo in cui poi bisognerebbe eventualmente valutare la minore o non minore età, stiamo parlando di sbarchi, e poi procedere a un collocamento, se vogliamo, più di tipo termine, no? Più di ampio respiro. La regola dovrebbe essere il collocamento all'interno dei centri SAI, ok? Ex Praxi, Proimi, insomma, anche qua le sigle vanno e vengono ogni legislatura, attualmente centri SAI. Che cosa sono i centri SAI? Ve lo faccio brevemente. Sono centri che hanno accreditamento particolare, che passa attraverso il servizio centrale, quindi un organo presso la Direzione Generale delle Politiche per l'Immigrazione, ma che vengono costituite con la collaborazione dell'ente locale, ok? Ed è un po' lì che si crea anche quel cortocircuito tra istituzioni. Nel senso che è vero che strutturalmente la prefettura dovrebbe occuparsi del collocamento, quindi tu sei minore, io ti tengo massimo 30 giorni, che non sono 30 giorni, nel grosso centro allo sbarco, intanto cerchiamo di spostarti. Nello spostarti io chiedo alla direzione, alla DG, alla direzione per le politiche per l'immigrazione, dove è collocato il servizio centrale, un collocamento in SAI. Se il collocamento, e qui poi iniziano le eccezioni a cascata di come dicevo, no? Se il collocamento in SAI non è possibile per assenza di posti in quel particolare frangente, allora eventualmente in presenza di arrivi ravvicinati e straordinari, che però sono la norma, di situazioni particolari di afflusso numerico, possono essere collocati in CASP minori aperti dalla prefettura, ok? Possono essere collocati, non devono essere collocati, oppure eventualmente l'ente locale deve collocarli in strutture altre per minori, quindi eventualmente con minori degli stati membri dell'Unione piuttosto che minori Italia, cioè comunità per minori. In questo panorama, che comunque è molto, è abbastanza complicato proprio perché non si capisce mai di chi è la responsabilità, premesso che nel momento in cui stiamo parlando di un minore e c'è un minore che è senza una collocazione fisica sul territorio qualsiasi istituzione, al di là di chi ha la competenza prima o dopo, ma questo lo dice la legge italiana, per i minori italiani e non per tutti, cioè qualsiasi istituzione che ne ha notizia non può dire eh no perché aspetta quell'altra, non è così o non dovrebbe essere. Poi è un tema, c'è un tema di assenza di posti nelle comunità per minori, come tutta la scarsità del welfare e del servizio sociale che riguarda tutti. Però questo è, cioè io non posso dire non me ne interesso perché tecnicamente la competenza non è mia, perché sono una pubblica istituzione. Comunque in questo panorama che appunto è già abbastanza complicato, e poi scusate, in questi centri, quando si arriva al centro SAI, in alternativa alla comunità per minori convenzionata, si dovrebbe avviare il percorso di stabilizzazione e integrazione del minore, quindi tutto quello che riguarda la richiesta del permesso per minore età, l'accesso eventualmente alle scuole di italiano prima e poi alla scuola dell'obbligo, quindi la terza media dopo, eventualmente tirocini, lavoro e quant'altro, per traghettare poi il minore verso la maggiore età, perché l'idea ovviamente non è che siccome poi io ho un obbligo di prenderti in carico in quanto minore a 19 anni, ti lascio a 18 anni, scusate, un giorno ti lascio al tuo destino. L'idea sarebbe di costruire un percorso che renda possibile poi traghettare in una situazione di irregolarità, e questo, come appunto diceva prima Gabriele, è una questione di lungimiranza del territorio, cioè è ovvio che ho più interesse a traghettare le persone in una situazione di irregolarità e di capacità di essere attivi, no? Positivamente sul territorio che non. In questo quadro